kiss for you. Un posto al sole, trame al 2 marzo, Franco ingiustamente accusato. La prossima settimana i protagonisti indiscussi saranno i personaggi di Franco Boschi e Gaetano Prisco. Le vicende dei principali protagonisti della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, video virgola riescono a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere la verità sull'aggressione nei confronti dello strozzino Gaetano Prisco. In particolare le trame dal 26 febbraio al 2 marzo si concentrano sulla figura di Gaetano, che lotta tra la vita e la morte, cade nella lista degli imputati Franco Boschi, costretto a passare momenti di rabbia. La figura di Angela sarà determinante per scagionare il marito dalle accuse, continuano i conflitti tra il giovane Sandro ed il padre Roberto Ferri, contrario alla presenza nel palazzo di Alberto Paiadini. Vittorio, dal canto suo, è rimasto deluso dal comportamento di Anita, che gli ha rivelato il suo passato legato alla figura di Luca Grimaldi, il figlio di Guido, Germano Bellavia, è pronto a rinunciare all'amore della ragazza e vuole concentrarsi sulla vita universitaria. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti i protagonisti della longeva soap opera di Rai 3, Cancelletto Un posto al sole, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, cosa succederà a Franco Boschi? Il primo esame di Vittorio e le preoccupazioni di Silvia. Vittorio ottiene un voto importante al primo esame d'università e riceve i complimenti da parte di una persona inaspettata. Angela, invece, ha intuito che Valentina è la vera colpevole ed ha intenzione di parlare con la donna. Di conseguenza Valentina è pronta a presentarsi al commissariato e vuole scagionare Franco Boschi dalle accuse ricevute, ma la compagna di Gaetano sembra intenzionata a fare un gesto estremo. La vicenda di Gaetano Prisco potrebbe aiutare Franco, Peppe Zarbo, e Angela a comprendere l'importanza del loro amore. Dopo un periodo di pausa e di riflessione, Peppino, invece, è riuscito a salvarsi dal grave infarto e determinante è stato l'intervento di Boschi. Diego, dal canto suo, viene dimesso dall'ospedale ed è sempre amico di Rossella. Silvia, dal canto suo, è preoccupata per il coinvolgimento eccessivo della figlia e chiede un parere al marito Michele Saviani, Alberto Rossi, distratti dai suoi impegni. Intanto Sandro si dimostra ingenuo e fragile, in questa vicenda il padre, video, Roberto Ferri, Riccardo Polizzi Carbinelli, ha ragione a diffidare della buona fede di Alberto, ma il figlio non è intenzionata a cambiare idea. Rimanete sempre aggiornati sulle notizie e anticipazioni del mondo della televisione.